Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi rispondiamo a qualche domanda che effettivamente ho ricevuto in live e anche sotto nei commenti. Una sicuramente di questa domanda, che sicuramente avrete letto anche probabilmente nel titolo, nella copertina, questo devo ovviamente deciderlo, è riguardante la skin gratuita o comunque la skin che ci permette il gioco di poter prendere con il ticket che ci hanno regalato con le ricompense ovviamente del, diciamo, della pre-registrazione. Quindi andiamo nel nostro menu, che tecnicamente dobbiamo andarci da qua, quindi menu exchange, e come potete notare abbiamo diversi sottomenu. Per chi non lo sapesse, vi faccio un piccolo recap. Medal exchange sono praticamente le medaglie che ottenete praticamente, vedete, dalle coop, e poi invece la crisis, in questo caso le crisis medals, sono quelle dei contenuti un po' più difficili. Quindi qui potrete scambiare le vostre medaglie che accumulerete nelle coop per ottenere oggetti diversi. Ovviamente focalizzatevi di più su questi oggetti, che sarebbero praticamente le parts sostitutive di Cloud. Quindi se avete delle armi che volete overlivellare e quindi volete potenziare, al posto di ottenere le parts di quell'arma potete utilizzare questi al suo posto. Ovviamente se ne potranno accumulare pochi, perché in questo caso ce ne sono solo 20, però 20 a 20 sicuramente si riuscirà a raggiungere un buon quantitativo. Poi abbiamo l'Enhancement Exchange, dove praticamente possiamo scambiare i nostri materiali di livello superiore in materiali di livello inferiore. Quindi come potete vedere in questo caso, anzi no, forse qui al contrario addirittura, quindi abbiamo materiali inferiori che possono essere scambiati per materiali superiori. No, era come dicevo io, materiali inferiori che vengono scambiati per quello superiore. Ok, quindi ok, avevo visto giusto. E questo può essere comodo se vi servono dei materiali per i limit break. Poi vabbè, la sintesi, che vi servono sempre appunto per, in questo caso saranno le summon, e poi ovviamente le armi, vedete, anche in questo caso. Come si ottengono le medaglie delle armi? Convertendo le parts. Le parts delle varie armi possono essere convertite in metalli, cioè possono essere convertite in medaglie. Quindi se vi servono le medaglie e non vi servono più le parts per una determinata arma, togliete l'autoconvertitore di parts e praticamente scambiate le vostre armi tramite il menu inventory, cioè armory, scusatemi, in medals. Ok, questa è una cosa molto importante. Chocobo exchange, ovviamente durante la farming del chocobo. Le memory exchange per potenziare il vostro personaggio, vedete le memories, e poi qua vabbè le summon, ma questo è un altro discorso. E poi abbiamo le armi, dove si possono scambiare effettivamente le armi 5 stelle di ogni personaggio. Quello che interessa a noi oggi è questo, il Gear Exchange. Gear Exchange che possiamo sfruttare per prendere una delle skin presenti all'interno del gioco. Come potete vedere io ho già preso quella di Eris, perché secondo me, dato che molti me l'avete chiesto, la skin migliore da prendere al momento per questi personaggi è sicuramente quella di Eris. Perché quella di Eris? Perché non ve la posso fare vedere. Non me la fa vedere gli stats, vero? Niente. Perché? Perché ogni skin equipaggiata al vostro personaggio vi permette di ottenere delle substats. Quindi come potete vedere noi abbiamo la skin che in questo caso di Lucia ci aumenta attacco fisico e difesa magica. Quindi in base ovviamente al nostro personaggio possiamo decidere quale di queste skin secondo voi, e in questo caso secondo me, siano le migliori. Per chi non lo sapesse, la skin di Eris migliora le cure e la difesa magica. Quindi in base al nostro personaggio, a come buildiamo fondamentalmente il personaggio di Eris, sono le due stats che secondo me sono più indicate al personaggio. Qualcuno di voi si potrebbe chiedere del perché io possieda un ticket in più, semplicemente perché ho comprato il pacchetto da 1,99, dove ti davano 320 gemme dorate, scusatemi, 320 gemme rosse, che ho scambiato per ottenere l'arma 5 stelle di Cloud, che c'era il pacchetto nelle prime 24 ore di gioco che costava solo 200 gemme rosse, e in più ti davano anche un ticket per scambiare un'altra skin. Io ho preso la prima, che è quella di Eris. La seconda al momento non ho ancora deciso. Probabilmente la seconda migliore è quella di Zac,
perché quella di Zac? Perché comunque mi aumenta il boost per quanto riguarda l'attacco, sia fisico che magico, come potete notare nei vari boost, quindi fisico e magico, che sicuramente è buono, e poi mi aumenta la difesa fisica. Quindi diciamo che Zac, essendo fondamentalmente un personaggio fisico, può comunque sfruttare bene questa skin, a differenza per esempio di un Cloud che aumenta HP e difesa fisica. Cioè, sinceramente, per Cloud mi sarebbe piaciuto un attacco fisico, cioè se ci fosse stato attacco fisico sicuramente l'avrei presa, però in questo caso no. Gli altri in realtà forse, oddio, non ce ne sono altre che mi ispirano. Se volete diamo una carrellata veloce, ma HP e boost physical defense, questa potrebbe essere carina per Barret, perché comunque Barret vi ricordo essere uno dei più tankosi tra virgolette, no? Quindi il personaggio con più difesa fisica e più HP del gioco, quindi queste sono stats che per Barret vanno bene. Poi abbiamo Tifa, che anche Tifa in realtà non è male, perché anche Tifa aumenta attacco fisico e magico e difesa. Sinceramente, se avete anche Tifa buildata bene, potreste effettivamente sfruttare la skin per Tifa. Anche se per me comunque uno dei personaggi migliori per come viene buildato è Zac, c'è poco da fare, quindi preferirei comunque potenziare Zac piuttosto che Tifa per il momento. Red invece heal e physical defense, che non sarebbe male se utilizzate Red come curatore. Quindi se avete il Platinum Collar che dà regen, questo potrebbe essere una buona skin. Poi Zac ve l'ho fatta vedere. Queste sono le skin per Glenn. Anche Glenn non è male perché boosta l'attacco fisico e magico, e poi difesa magica, vabbè. Sinceramente la seconda substats, che solitamente aumenta la difesa o fisico o magica, non mi interessa più di tanto. A me interessa controllare prima qual è la primaria. Quindi se boosta l'attacco per gli attaccanti è sicuramente positiva. Per Cloud boosta gli HP, quindi sinceramente non mi piace. Anche quella di Matt potrebbe essere carina, perché se utilizzate Matt come curatore al posto di Eris, ovviamente potreste sfruttare il suo boost healing, quindi avere la possibilità di curare in più con il personaggio di Matt potrebbe essere una buona idea. E poi infine abbiamo Lucia, che l'abbiamo vista. Anche Lucia alla fine potrebbe andar bene, perché lei comunque aumenta l'attacco fisico. Attacco fisico che è sicuramente la parte più forte di Lucia, se non fosse per il fatto che la sua arma migliore, a mio avviso, è un'arma che comunque fa danni AOE elementali vento, ed è magica, non è fisica. Quindi avere un boost in attacco fisico quando magari si va a buildare un personaggio magico non credo che sia il top. Quindi, per recapitolare, giusto per darvi una piccola idea di quello che penso di queste skin, le migliori a mio avviso sono Eris, se possedete Eris ovviamente come curatrice, quindi Fairy Tail è la sua arma primaria, che appunto ci permette di curarci. Se avete Matt con la Prime Number, che vi consente di ottenere appunto una cura tramite la Prime Number, anche Red potrebbe essere buono se avete il Platinum Collar, però di questo dovreste vedere voi, io non ve lo consiglierei. E poi Zac, che se utilizzate ovviamente la Zweihänder, che è l'arma che ci regalano, in più la Falchion, che fa danni AOE vento fisici, però sicuramente lo sfruttereste, anche perché comunque il suo boost praticamente è doppio, è attacco fisico e magico, quindi è sicuramente ottimo. Niente, queste erano le mie considerazioni per quanto riguarda le skin. Fatemi sapere quale avete scelto e se avete fatto il mio stesso ragionamento. Per qualsiasi dubbio vi invito a iscrivervi al canale, commentare, mettere like e darmi una mano a crescere un pochettino di più. Bye bye!